Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo nel mese di ottobre, è il mese di Halloween, è il mese delle zucche, è il mese in cui io comincio a tirare fuori tutti i miei addobbi per la casa dedicati all'autunno, dedicati ad Halloween. E mentre tiravo fuori questo portacaramelle a forma di zucca, ho pensato che è arrivato il momento di condividere con voi la mia ricetta dei conchiglioni di zucca. Devo dire che mi è stata richiesta perché avevo fatto il video tag di che pasta sei fatta e avevo parlato del fatto che io i conchiglioni li condisco, se così si può dire, con la zucca, quindi li faccio proprio ripieni di zucca e poi li cuocio al forno. Devo dire che un paio di persone mi hanno chiesto come li realizzo e ho pensato di fare un video tutorial. Quindi condivido con voi la mia ricetta di questo piatto che in realtà è molto molto semplice, ma fa una certa scena perché comunque i conchiglioni ripieni sono anche carini a vedersi e sicuramente è molto autunnale e molto a tema anche Halloween, perché comunque sapete che a me il periodo di Halloween in qualche modo mi affascina e mi attira. Ci sono un sacco di video dedicati a questo periodo dell'anno sul mio canale e ci andiamo a mettere anche questa ricetta dei conchiglioni alla zucca. Però adesso basta con le premesse, andiamo subito in cucina così vi faccio vedere come si realizza e quali sono gli ingredienti che utilizzo. Per i conchiglioni di zucca ci serviranno i seguenti ingredienti: conchiglioni integrali oppure bianchi, circa 400 g di zucca, un cucchiaio di parmigiano, un cucchiaio di polenta, una manciata di origano e mezzo bicchiere di latte. Primo passaggio è veramente semplicissimo perché dovete far cuocere la zucca, quindi mettete un pochino d'acqua in una pentola o in una padella, aggiungete un pochino di sale e poi andate a mettere 400 g di zucca tagliata a cubetti. Fate cuocere a fuoco moderato finché non diventa morbida, quindi finché non riuscite a romperla con una forchetta. Fate cuocere la zucca e nel frattempo portate ad ebollizione una pentola d'acqua in cui poi andrete a cuocere 100 g di conchiglioni. Ovviamente sulla quantità di pasta vi regolate in base alla quantità di persone per cui fate questo piatto. Io adesso faccio cuocere i conchiglioni e poi ci vediamo dopo per il procedimento. Già schiacciato con una forchetta la zucca, adesso dobbiamo aggiungere un cucchiaio di parmigiano. Io ho già messo un cucchiaio di parmigiano in questo barattolo, quindi ho già dosato, diciamo così, tutti gli ingredienti. Aggiungo poi un cucchiaio di polenta e un pochino di latte, meno di mezzo bicchiere, quindi senza esagerare troppo con il latte. Tra l'altro il latte poi ci servirà anche dopo in fase di cottura. Adesso mescolo il tutto in modo da andare a creare un composto omogeneo. Quindi il ripieno deve essere molto morbido, però ovviamente non troppo acquoso. Quindi anche la quantità del latte regolatevela sempre in base alla quantità di zucca che andate ad utilizzare. Perché io vi ho dato gli ingredienti e i dosaggi per 400 grammi di zucca. Ovviamente se voi ne usate un chilo andate ad aggiungere la quantità maggiore degli ingredienti. Il ripieno è pronto, faccio vedere come realizzo tutta la farcitura. I conchiglioni sono pronti, io vi consiglio di lasciarli al dente come cottura perché poi andranno cotti in forno, quindi non lasciateli troppo morbidi anche perché poi dovrete riempirli e se non sono sufficientemente al dente vi si rompono, quindi attenzione a queste piccole accortezze. Comunque adesso vi faccio vedere come li farcisco io. Utilizzerò questo tegame che è molto piccolo, è quello per i plum cake, veramente piccolino. Dunque io faccio così, prendo una conchiglia, vedete che è abbastanza al dente, quindi non si spezza. Prendo una conchiglia e semplicemente la vado a riempire con il ripieno che ho preparato prima, che ho qui, l'ho messo in questa tazza. Prendo il ripieno con il cucchiaio e vado a riempire la conchiglia. È un lavoro abbastanza certosino perché dovete avere la pazienza di riempire le conchiglie una per una e una volta che le avete riempite le andate a mettere nel tegame.
andate a mettere così nel tegame. Poi ovviamente dipende se usate un tegame rotondo, quadrato, rettangolare, non so, quello poi ve lo gestite voi. Io le metto semplicemente in fila una dietro l'altra. Il procedimento è proprio identico per tutte le conchiglie, quindi le vado a riempire tutte, poi ci vediamo alla fine. Ecco, adesso io ho messo la zucca all'interno di tutte le conchiglie. Le ho distribuite lungo il tegame. Adesso, prima di cuocerle in forno, io aggiungo un pochino di latte, un pochino meno di un bicchiere come quantità. Vedete, un bicchiere colorato, quindi forse non si capisce. Comunque, è riempito fino a qui. Questo perché con la pasta cotta in questo modo, dentro al forno rischia di seccarsi troppo. Quindi io aggiungo il latte in modo che la pasta cuocia in forno, ma cuocia nel latte. Quindi vado a versare delicatamente il latte lungo tutta la superficie, praticamente lungo il tegame. Quindi lo verso in modo che la pasta cuocia nel latte, in questo modo. Ovviamente, se usate dei tegami più grandi, il latte dovrà essere un pochino più di un bicchiere. L'ultimo passaggio è quello di aggiungere un pochino di origano. Io direi una manciata, perché comunque l'origano ha un sapore abbastanza forte, quindi dipende anche se vi piace, se non vi piace. Io ne aggiungo proprio una manciata, quindi lo vado a distribuire sulla superficie in questo modo qua. Ecco, adesso vado a cuocere in forno statico alla massima temperatura per circa 20 minuti, 30 minuti a seconda del vostro forno. Ecco, adesso ho messo tutto in un piatto e come vedete le vostre conchiglie sono ripiene. Eccole qua, ne faccio vedere una in modo che possiate rendervi conto. Ecco, vengono alla fine fatte in questo modo e sono, secondo me, veramente particolari e originali. Io vi auguro buon appetito, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.